Ragazzi, questo va verso il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo completato il secondo piano, cioè l'undicesimo piano integrato, e poi adesso stiamo sconfiggendo il boss e subito, sì, in un quarto d'ora neanche abbiamo completato il secondo piano perché nella modalità in cui modi Disney sono solamente gli scontri boss e poi, detto fatto, sei uscito dalla stanza, dal piano. È un po' triste questa cosa, ma d'altro canto non potevano darci un gameplay per lungo come quello di Sora principale, quindi è come se questa modalità recu fosse quasi un extra del gioco, nonostante fosse ovviamente anche già nel gioco originale. Comunque, cazzate a parte, l'ultima volta abbiamo appunto completato il secondo piano, ovvero il mondo di Agrabah, sconfiggendo Jafar, ed ora siamo qui in procinto di completare, scusate se mi sembrava di aver sentito il telefono. Alla fine dello scorso episodio, dopo aver fermato la puntata, ero andata a rispondere, mi sembrava che stesse suonando ancora, invece erano alcuni flauti nella musica. L'ultima volta ci eravamo fermati in procinto di concludere anche il terzo piano, ovvero il decimo piano integrato, ma vabbè, corrisponde al terzo piano nella modalità Sora. Stavo per completare il terzo piano battendo il boss della Balea di Pinocchio, quindi diamoci da fare. Allora, dobbiamo avere una carta che... Posso mettere una carta zero? No. Devo avere una carta verde che sia di valore 5 o superiore. Bene, raga, bene. Non ho. Non possiamo andare a battere i boss. Devo trovare una carta verde che valga 5 o superiore. Sapete cosa faccio adesso se mi gioco la carta roulotte? Non posso giocarmi la carta roulotte, raga, ma che mondo triste è questo? Vabbè, ragazzi, dobbiamo trovare una carta valore 5 verde entro questo episodio e poi potremo proseguire al prossimo piano. Signori, siete così gentili da darmi una mappa, una carta mappa verde a fine combattimento? Sì, grazie. La porca. Vai, vai, vai. Ok. I duelli cominciano a piacermi e non piacermi. Ancora non mi piacciono tanto, però cominciava a piacermi e non piacermi, ripeto. Stanza nera, fantastico, raga. Mi sa che non troveremo mai niente di questo passo, forse. Io comunque devo trasformare una stanza in roulotte, così poi dopo, a fine combattimento, ottengo il bonus roulotte, così posso scegliere la carta che voglio io. Porca troia, questi mi inseguono! Ok. Mi è già finito. Ne ho preso uno mentre tornavo giù, se avete visto. Non vedo niente. Ragazzi, aspettiamo il caso dei combattimenti. Impieghiamo troppo a trovare una carta verde del numero giusto. Vediamo se posso attivare qui una stanza roulotte. Oh, sì, posso. Ragazzi, la stanza roulotte è una stanza in cui alla fine di un combattimento ottieni il bonus roulotte. Che cos'è il bonus roulotte? È un bonus in cui tu puoi scegliere tra le carte che girano su una ruota. Puoi scegliere le carte che vuoi. Ovviamente tra le carte della roulotte, del bonus roulotte, del roulette, ci sono anche le carte verdi. Quindi non appena... Perché, boh, Quante carte ce l'ha? 5. Madonna che roba, il vortice. Quindi quando blocco 5 carte faccio il vortice. Attacco combo ancora, però attacco ancora più figo. Sì, perché io quando vince un duello fa attacchi fighi. Allora. Anche il bonus roulotte, anche il bonus roulette. Devo beccare una carta verde 5 superiore, da 5 superiore. Vai. Va bene, questa è verde ed è da 7, quindi va bene. Perché lei ha richiesto o una carta da 5 superiore, quindi. Mi sembra strano il fatto che non valessero le carte 0, comunque.
Perché di solito le carte zero valgono sempre per ogni cosa. Vanno sempre bene le carte zero. Vabbè, comunque. Ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Chissà, entro la fine di questo episodio dove andremo a finire. Forse facciamo in tempo anche a completare già il terzo piano. Comunque, pensiamo adesso a completare questo secondo, terzo piano. Scusatemi, il prossimo è il quarto piano. Sorry. Pensiamo a completare questo terzo piano battendo il boss. Vai. Ecco, il boss ovviamente è questo. Madonna, se l'ho odiato con Sara, lo odio anche adesso. Perché vedete che dove siamo? Siamo in un posto bellissimo. Tutto questo è veleno. Vai, adesso per un pochino tengo il terreno. Tosto. Vai, vai ancora. Vai. Sì, ma che sfiga. Oh, l'ho preso alla fine, dai, almeno quello, almeno quello. Dico, almeno un colpo prenditelo, no? Come con... veloce. Ok. Piaciuto? Sicuramente no. Ancora. Veloce, dai, veloce. Ok. Pum. È brutto quando parti un duello con poche carte, perché poi dovrei caricare e poi secondi. Oh, le. Però con la dinamica del duello e con la strategia del spammare carte come se non ci fosse un domani, sono riuscita a vincere tutti i duelli e a battere il boss. Un po' mi rompe perché tutte le volte magari un duello, sicuramente con la fortuna che ho, tutti i duelli mi capiteranno con io che inizio il duello che ho poche carte e devo fare ricarica, perdo così secondi preziosi. Fantastico. Parassigabbia, attenzione. Carta nemico guadagnata. Ora dobbiamo selezionare il potenziamento. Scusate un secondo. Ok, pausa finita. Ho fatto un attimo una pausa. Vediamo che sono saliti di livello. E dire che ancora una volta non potenzi i punti vita. Vai. La prossima volta ragazzi, off camera potenzio solo i punti vita, ve lo dico. Finito questo episodio, potenzio solamente i punti vita, perché effettivamente è da un bel pezzo che salgo di livello ed è da un bel pezzo che potenzio solamente o i punti attacco e i punti oscurità, quindi la prossima volta potenzio, ripeto, i punti vita, cioè non la prossima volta, quando finisco di registrare. Tanto so già che nel diario di mi si saranno sbloccate 50.000 voci, quindi una volta che avevo visto cosa è successo nel... No, appena usciremo dal piano vedrò di salvare all'uscita, anzi all'entrata del prossimo piano, e vedrò di concludere l'episodio e leggerò tutte le pagine di Diario D che abbiamo sbloccato. Ora però, prima di uscire dal piano, direi di vedere se siamo fortunati e di far fuori un po' di ondate di nemici qui nella stanza roulette che abbiamo attivato prima, così da vedere se... così da vincere un po' più di carte dal numero alto, perché ho già capito che faranno gli infami nel chiedermi le carte per proseguire nel gioco. Nel senso che mi chiederanno sempre una carta. Oh, sono riuscito a schivare. Nel senso che mi chiederanno sempre delle carte con un numero alto e quindi. Ragazzi, avete rotto i coglioni, eh. Vai, 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 vai. Sì, va bene, certo. Certo. Hai finito con sta carta da 9. Oh, adesso ci penso io con le carte da 9. Proprio una carta da 9 doveva giocarsi quel panzone. Vai, vai. Le. Cavolacci, niente, raga, il bonus roulette non c'è.
Dai, facciamo l'ultimo combattimento, dai, ho già rinunciato, niente da fare, ragazzi, perché questo sempre. Che più volte mi è capitato di attivare le stanze roulette dove il bonus roulette sono in due combattimenti su 100, quindi. Perfetto, vai. Se sei fortunati, anche il nemico c'ha carte da livello basso. Se ti becchi una carta da 9, come quella lì, poi va Dio santo. O c'è una carta da 9 o c'è una 0. Non hai tanta scelta. Oh, bonus roulette, finalmente. Sì, duello con questo. Ok. Dai, vediamo di prendere una carta da livello alto. Prendiamo dal numero alto proprio. Ci sono tre sospiate. Io voglio la tregua sospirata, raga, no, io prendo la tregua. Mi spiace. Prendo portato, ripeto, off camera, vedrò di livellare, di risalire di livello un botto, quindi farò incetta di carte, talmente tante che poi dopo finirò per riempire il mazzo. Comunque, sì, riempire proprio il mazzo di troppe carte mappa, appunto tale da non vincere più carte durante il combattimento on camera, perché poi mi dirà poi del menu, hai raggiunto il numero massimo di carte mappa che puoi portare. La modalità solo mi è successo già più volte. Oh, eccoci qua, l'ultima stanza, ovviamente è il riposo dell'eroe. Già so che succederanno cose una volta usciti da questo piano, perché entrando in questo terzo piano abbiamo visto un'altra cutscene con il nessuno, e in cui si vedeva Vex interessata a Riku. Lo I take it sapevo! you're Riku. Lo sapevo You che sarebbe venuto handsome. adesso. You are half correct. Let us say that he is not the handsome with which you are familiar. He is handsome, and he is not handsome. Perhaps a nobody best conveys the Ce idea. l'avete con la parola Riddles were nessuno, never eh? my thing. Try again. He belongs to neither the light nor the dark, but walks the twilight between. Ok, sono stato più chiaro, forse. Cos'hai da ridere? Catching on now? Oh yes. You also stand in between the light and the darkness. It appears we have much in common. Maybe. Like you said, there really is darkness left inside of me. But so what? Darkness is my enemy. And so are you for reeking of that awful smell. Oh, so it's a fight you want. Very good. I shall take you on. Sì, è vero, perché sentivo un odore orribile lì già dallo scorso piano. A quanto pare sono i nessuno che hanno un odore terribile. Ok, allora non ho bei ricordi degli scontri con Vexen, perché parava tutti gli attacchi e era fattibile solo facendolo fuori con il fermacarta. Perché altrimenti parava con lo scudo, vedete che la sua arma è uno scudo. Ok, fortunatamente vai. Stavo per dire, fortunatamente si gioca sempre carte da livello alto, come, no, sì, carte da livello basso, come l'ho detto. Vai, duello. Vediamo se ce la faccio. Ma cagè. Bodo! Ragazzi, il problema, ripeto, di Vexen è che come arma c'ha uno scudo, quindi ecco che para quando non attacca, para, quindi c'ho brutti ricordi. Fortunatamente, attenzione, sono riuscito a schivare un ghiacciolo. Madonna, sono schivato. Riparto le provate. Vai. Ho bloccato. Vai, ok. Adesso quando parte un duello che parte con un 9, già mi metto in attesa per le palle. Vai. Ho recuperato tutte le carte con la gran pozione. Sì, a quanto pare la gran pozione ce l'ho disponibile nei combattimenti dentro al castello. Insomma, tra un piano e l'altro. Sì, sono già tornato normale. Ragazzi, sto per morire. Oh, stordito. Stordito, ma che belli poteri Topolino, raga, che blocca tutto. Niente.
Ah, niente. Volevo fare le mosse belle. Niente. Dai. Sì, ma io volevo attivare il potere di Topolino. Dai, forcaga oscura. Tu volevi? Raga, un altro colpo e sono morta, Chi è sta roba? No, gli aghi glaciali, raga, se li gioca sono morta. Porca puttana. Niente. Gli aghi glaciali sono gli attacchi per i famiglia. Tra l'altro, ragazzi, da notare questa cosa particolare della schermata di Game Over. Quando mi ammazzano gli Artus si vede il cuoricino di Riku che flutta su di lui, per dire. Gli Artus hanno strappato il cuore dal corpo. Mentre con il nessuno, oltre a questa cosa, questa animazione non c'era. Per dire, nessuno non c'era la vita di strappare il cuore alle persone, quindi... Era per dire, notatela sta cosa, questa animazione c'era anche con Ansel, perché io ho giocato una carta da 8, se l'avevo visto chiaramente che quella era una carta da 8. Pensavo di fotterlo, vai. Vai, porca vacca. Veloce. Porca vacca, il problema è che come carta c'ho una carta che non mi piace tanto come carta nemico equipaggiata, cioè la carta di malefica. E vabbè, sì, va a cagare. Topolino! Aspetta, devo aspettare, raga. Vai, focaga! Ti ha fatto male, eh? Madonna, quante carte di topolino che c'ho! Cavoli, non ha preso... Veloce! Ok. Quindi, raga, miracolo, miracolo! Miracolo, ovviamente i miracoli durano solo... Ovviamente durano pochi miracoli! A posto, raga, ancora sono morto. Raga, ce la possiamo fare a batterlo, ce la possiamo fare. Non possiamo cambiare carte, abbiamo solamente queste carte, quindi devo riuscire a vincere così. Devo riuscire a... ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare con calma, ce la si fa. Ora devo parlare di continuo perché c'ho di sottofondo la gente di là che parla, quindi devo vedere di parlare di continuo. Allora vediamo, dai, su. Sì, prima di combattimento. Ok, vai. Vai, veloce. Sto giocando con il joystick vecchio, raga, quindi a volte non va la X quando faremo. Dai, duello. E vai. Ma do che male che ti sei fatto, eh? Mi sono pure potenziata. Palla in focaga. No, potevo fare il duello. Però anche io la carta da 8. Ho fatto il prima carta rapido. Sto dito. Olè! Bellissima la focaga oscura, raga. Ok. Ah, odio gli aghi glaciali, raga, li odio. Che cos'era? Oddio, di amapolvere, raga, stava per giocare. Che è tipo l'attacco finale di Shiva in Final Fantasy, quindi immaginate il mega danno che stava per tirarmi.
Io sono... Ah, dai! Dai, raga, sta per finire, sta per finire. Dai, raga, come posso essere così imbecille, seriamente? Ma dai. Ebbene, ma aveva poi giocato un diamante povero dai punti bassi. Quindi, sono scema io che non ho giocato una carta. Perché non ho fatto attacco combo? Sono messo fissata a giocare con le carte a grafica. Allora, comunque ce la stavamo facendo. Signore, ce la stavamo facendo. Con calma, visto che con la calma si... Beh, comunque l'episodio lo concludiamo con lui ancora una volta, perché... Oh, lei. Partiamo con un duello finito bene. O attacco da dietro. Vabbè, sì, non si può attaccare da dietro. Oppala! Ok. Cioè, schivate i pergapi, dai, come fa piacere. Cioè, c'è una schivata che è più bella di quella di sola. Vai, porca già. Ma perché io non sto giocando? Raga, mi sto rincoglionendo. Che? Mi si ricaricano anche tutte le carte quando divento ricco scuro. Vortice oscuro. Vai, sto dito. Veloce, su. Sì, vai. Non guardo neanche le carte che si gioca nei duelli, cioè io vado a culo. Sì. Vai, primo scontro serio vinto. Perché quelli Disney, quelli con i nemici dei mondi Disney non li considero i boss seri, li considero boss normali. Invece quelli con nessuno sono boss seri. Allora, sono scontri seri quelli, vai, potenziamo ancora qui. Ah, sono salita di due livelli addirittura. Punto attacco. I find coursing through you there is a darkness of formidable power growing, well worth the trouble of aggravating you. All this excitement has provided me with invaluable data. What? Many thanks, Riku. It was a trick all along. Che se ne vado a quel paese, Vex. Ed è da qui che poi è riuscito a fare quel Riku falso che poi ha incontrato Sora salendo nei vari piani. Ok, ragazzi, quindi dopo questo scontro faticosissimo che sono riuscito a vincere dopo 5 tentativi, direi che il video di oggi si possano concludere qui. Ma prima di concludere dobbiamo dare una letta alle pagine del diario D che si sono sbloccate. Non ho ancora capito perché si chiami diario D, però... Ok, però diario soltanto, no? Diario D. Comunque qui vedo che la saga di Riku c'ha ancora 4 voci da sbloccare. Guidato da una voce misteriosa, guidato da una voce misteriosa. Non so leggere! Guidato da una voce misteriosa, Riku giunse nel mondo delle carte, dove incontrò solo esseri oscuri. A Riku fu riferito che, come diretta conseguenza della scelta di abbracciare l'oscurità, il suo cuore non avrebbe potuto che accogliere ciò che è oscuro. Riku, incapace di accettare tale destino, incontrò Ansel, che provò di nuovo a conquistarlo. Ah, il fatto che, ecco appunto, forse anche questo spiega il perché del fatto che i mondi Disney siano vuoti.
ed è fatta con questa cutscene proprio per il fatto che all'inizio del gioco ci avevano detto che il cuore di Riku è vuoto e c'è solamente oscurità al suo interno. L'unica cosa che puoi vedere nei mondi che visiti sono solo robe oscure. Forse è per questo che nei mondi Disney è giustificato il fatto, forse questo giustifica il fatto che nei mondi Disney ci sono solo boss con Riku, perché sono l'unica cosa negativa dei mondi, dei mondi del gioco, quindi è per questo che con Riku vediamo solamente i boss. Il Gator venne a difesa di Riku, ma se non vuole cedere la sua preda. Ecco la ragione per cui Riku dovette combattere l'oscurità che si celava dentro di lui. Esattamente, come la combatto con l'oscurità potenziando ogni volta che salgo di livello. La logica dei videogiochi. Vabbè, comunque. Sì, carte. Oh, le passiamo. Allora, vediamo un po'. Una nuova carta che avevamo i grey. E fa recuperare PV, sto 10 friggedare a tutti i nemici e ricarica le carte. Cioè, fa 4 robe in un colpo solo i grey. Poi, carta stratagemma. Se tengo in determinate situazioni durante le battaglie contro i boss, usa la carta per creare un effetto per portarti vantaggio. Poi rimane un'arma. Cioè, rimane un'altra arma da combattimento che però non sappiamo qua qual è. Poi, le carte nemici. Oh, i nostri migliori amici ritornano. Allora, vediamo, sotto forma di carta nemici, vediamo. Ciccio Banditti, infligge maggiori danni se si attacca il nemico alle spalle, dura due ricariche. Poi, Indaspetto, assorbe PV ai nemici lanciando le carte d'attacco, ma i nemici tengono a lasciar cadere meno oggetti, dura una ricarica, ok. Poi, Defender, diminuisce le difese inflitte dai nemici e è inefficace contro gli attacchi magici, dura una ricarica. Poi, Parassigabbia, blocca irrimediabilmente la carta che sta usando il nemico, non succede nulla se l'avversario sta usando una carta, e dura un uso. Poi già fa genio, i nemici non possono liberarsi usare le carte d'attacco, dura 20 carte. Poi Malefica Drago sacrifica la velocità della ricarica per potenziare le carte d'attacco. Ecco, questa carta io qui io ce l'ho nel mazzo di quando affronto la gente nel castello dell'oblio, quindi non mi piace tanto. Poi dopo vabbè, qui ci sono le varie carte, stazze che appaiono pochi altri, stazze che appaiono tanti, i fiacchi qui sono deboli, i burocrati qui sono forti, in cui dormono, la stanza dei funghi, la stanza tenebra, oscurità totale, la stanza gulette, scrivere sveglio marziale, terra di incontri in cui c'è la carta alleata all'inizio, Atlas lenti, fai più danni con se colpisci per primo, se riesci tutti, se attacchi per primo, salvi più resti di gioco, stanze che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Bella descrizione di mondi combinati. Poi chiave del principio, chiave della via e chiave della verità. Quando scommetto tutto che il prossimo piano che incontreremo, che ha tutte queste tre chiavi qui, sarà l'ultimo. Sicuro. Ma città di mezzo. Proprio ti mette in città, la città di mezzo. Agrabah, ecco quello che non avevo letto, è la città di mezzo, la balena, l'isola che non c'è, la fortezza oscura, ok. Quello che non avevo letto era l'isola che non c'era, la città di mezzo, quella che non ero riuscita a leggere in tempo in qualche episodio fa. Comunque, utile, i personaggi si è sbloccato Vexen, ovviamente. Quanto nella gerarchia dell'organizzazione con Lexius, che è Zexion, fu membro dell'organizzazione fin dalla sua fondazione. Non scorreva certo buon sangue fra loro, i veterani e i novizi come Marluxia. Sì, perché Marluxia, ricordiamoci che sì, è il boss finale di questo gioco per quanto riguarda la storia di Somma, ma era soltanto il numero 11, così direbbe Vex. Dopo aver affrontato Riku, Vexen si diresse verso la superficie, ma a causa dei suoi fallimenti, Axel decise di toglierlo di mezzo. Questo qui ci ricorda che, alla fine, che durante il gameplay con Sora, Vexen ha fatto una brutta fine. Più che altro l'ha fatto fuori perché gli avevano dato l'ordine e perché stava dicendo troppe cose a Sora. Non si sa perché, però ok. Poi ovviamente Malefica, dalla bella addormentata nel bosco del 59. Strega che governa l'oscurità, le magie di Malefica conquistarono Riku e poi conferirono la pace dell'oscurità. Apparve di nuovo Riku nel castello dell'oblio a testimonianza dell'indelebile oscurità nel suo cuore. Che palle, sti indelebili. Già Fagelia, appassionata di 92, ovviamente mago visito di Agrabah, trasformato dalla magia. Apparve a Riku a testimonianza dell'indelebile oscurità nel suo cuore. Ecco, la descrizione dei nemici è questa, appunto. Oh, i nostri migliori amici, finalmente, questa volta seriamente leggiamo le descrizioni tutte. Ah, Shadow, si muove, appare ovunque, si muove lentamente, attacca senza preavviso, quando si nasconde nell'oscurità è invulnerabile, quindi quando si pettisce.
Bruciccio, alto e scorpulento, la pancia prominente lo protegge dagli attacchi frontali, a volte si lancia a terra scatenando un moto tellurico. In questi casi è importante saltare al momento giusto. Poi, opera gialla. Atlas dai poteri magici che fluttua in aria. Si lancia contro i nemici o attacca con droni. Inoltre assorbe tutti i danni dell'elemento fulmine. Poi, Requiem verde. Atlas dai poteri magici che fluttua in aria. Non attacca, tuttavia può curare gli altri Atlas. È lento, ma la sua immunità agli attacchi magici lo rende avversario ostico. Poi, soldato aereo. Sto infame. Atlas salato. Si lancia sulla testa del nemico. Oppure lo colpisce una appena abbassa la guardia. È rapido e coriaceo. Non è facile atterrarlo. Che giochi di parole, sicuramente ha detto attaccarlo perché vola. Bandito, Atlas presente soprattutto ad Agaba, usa con abilità la sua scimitarra, pertanto è meglio affrontarlo con cautela. Poi Ciccio Bandito, presente soprattutto ad Agaba, respinge gli attacchi frontali con la sua pancia prominente e può anche lanciare palle di fuoco. Poi Barigagno, lo scritto ha usato questo barile colpo di polvere da sparare in un Atlas, aggredisce chiunque, è così ingenuo da pensare che si tratti di un normale barile. Scusami un secondo, come lo ricordo distingui da un altro barile? Inaspetto, Atlas sinistro, può trasportarsi lontano dal veicolo, dal pericolo e assorbire il PV dei suoi nemici. È un avversario ostico. Poi Dark Ball, Atlas costituito dalle più profonde ombre dell'oscurità, quello che io chiamo normalmente Pyros con l'antenne, Pyros oscuro con l'antenne, ok? Il Dark Ball solitamente ballonzola in aria, ma può zigzagare, ma il suo zigzagare e i suoi mossi possono rivelarsi molesti. Che bel termine. Perfetto per la Dark Ball. Defender, raga, questo che è molto bello, però c'ha lo scudo, per lui mi sta antipatico. La gente con lo scudo mi sta antipatica. Atlas che risiede prevalentemente nella fortezza oscura. Il suo scudo può bloccare attacchi fisici e magici e può inoltre lanciare palle di fuoco. È inoltre abile a giocare le carte nel guadagnarsi un fermo a carta dai avversari meno esperti. Wyvern, enorme che attacca dall'alto. Nonostante le sue dimensioni, è agile e non appena individua la sua preda, si getta all'attacco con una serie di calci. Wizard, dovrebbe essere l'ultimo. Atlas, esperto delle arti magiche, è un nemico formidabile, in grado di attaccare con fuoco, bufera e tuono. No, non è l'ultimo, fungo nero. Quasi mi dimentico dei funghi. Questo Atlas aggressivo e velenoso non deve essere confuso con il fungo bianco. Paralizza i suoi nemici e poi ci gioca. Sconfiggere non è facile, ma la ricompensa è l'auta. Tornato. Ma che cretina manca, raga. Ok, mancano ancora due. Pensavo di aver finito. Tornado, Atlas che vola usando le sue braccia come l'ame di un'elica, che si muove a attacchi, gira continuamente senza fermarsi mai, ma non sembra che gli dia la testa. Fortunato lui! Poi passa in gabbia l'ultimo, questo è veramente l'ultimo, Atlas che dimorava nella balena, con pavidenza ricorda testimonianza di indelebile oscurità del suo cuore. La descrizione dei boss è questa, punto. Tirare la prima riga. Ma va bene. Ok ragazzi, io dopo aver letto definitivamente tutto quello che c'era da leggere nel diario D, diamo un'occhiata al mazzo. Qui attenzione Uccio, nuove carte, tutte le carte boss ho capito che me le rifiano nel mazzo del castello dell'oblio. Cioè quando sono tra un piano e l'altro il mio mazzo è questo. E ogni volta che completiamo un piano vi aggiungo la carta boss, beh ci può stare. Beh, allora, questa qui ricordiamoci, la Parsi Gabbia non ha sempre la carta del nemico e dura però una volta sola. Dura un attacco. Poi, impedisce ai nemici di fermare le tue carte d'attacco, però dura 20 attacchi, la carta è già far. Poi, Malefica è quella che ci rallenta, però potenzia i nostri attacchi. Questa cosa però che ci rallenta mi dà un sacco fastidio. Comunque, però per il resto c'ho sempre le mie 27 carte d'attacco, le mie 26 carte d'attacco e la gran pozione, che me le ripristina tutte a me una volta. Ok ragazzi, direi che il video di oggi si possa concludere qui, la prossima volta vedremo di utilizzare le altre due carte che ci restano da utilizzare, quindi la carta della città di mezzo e la carta di non mi ricordo cosa, aspettate che do un attimo un'occhiata, ma poi... Carte mondo. Ci rimangono da utilizzare l'isola che non c'è e la città di mezzo. Ma la prossima volta vedremo con quale inizieremo. Intanto ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, ricordate di iscrivervi, se volete continuare a scrivere i video. Penso proprio che questo gioco, questa modalità, la storia di Rico la finiremo in molti meno episodi rispetto alla modalità di Sola. Comunque noi ci vediamo alla prossima e aspettatevi che la prossima volta avrò tipo almeno il livello 20. Aspettatevelo.
Vedo di potere. Ah, aspettatevi anche che avrò la barra vita un po' più lunga di così, perché off camera, potenziale, punti vita e basta.